Buongiorno, benvenuti a Omnibus. Do il benvenuto ai nostri ospiti con i quali naturalmente parleremo della costruzione del governo Draghi, del rebus e degli scontri a proposito tra partiti, a proposito delle alleanze, del perimetro delle alleanze, del programma, di come sarà questo governo e insomma anche di quando, dovrebbe essere ormai questione di pochi giorni, potrà vedere la luce, ma in quale formazione. Allora vi presento gli ospiti, allora, intanto buongiorno e bentornata a Manuela Perrone. Grazie, del Sole buongiorno. 24 Ore, che è qui in studio con me. Do il buongiorno e benvenuto al direttore del quotidiano Domani, Stefano Feltri. Buongiorno Stefano. Buongiorno a voi. Il buongiorno e benvenuto a Francesco Specchia di Libero. Buongiorno Francesco, buongiorno, e anche buongiorno di a voi. Economy. Vedo buongiorno. Collegato anche Stefano Fassina di Leu. Buongiorno. 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 Buongiorno, ci collegheremo tra poco anche con altri ospiti, li presenteremo man mano, però insomma cominciamo subito dalla giornata di oggi. Lo sapete, è la giornata in cui ricominciano le consultazioni alle 3 del pomeriggio con i gruppi parlamentari più piccoli, il MAI, il gruppo misto e formazioni più piccole. Domani ci sarà invece i partiti più ampi, con più rappresentanza in Parlamento. E poi un altro giro ancora non calendarizzato con le forze sociali, sindacati, Confindustria, che comunque che si aspettano questa convocazione e che ci sia un'occasione di confronto. Però io vorrei cominciare con Manuela Perrone, che è particolarmente attenta al mondo dei 5 Stelle, oltre che ha seguito Palazzo Chigi per il Sole 24 Ore. Perché questa notte c'è stata un'assemblea dei 5 Stelle alla quale ha partecipato anche Conte, e da questa assemblea è arrivato un via libera, un po' sofferto, ma insomma un'indicazione di via libera al governo Draghi, però con alcuni paletti. Leggo l'agenzia AGI, che è qui, eccola qui nel punto, e che la riassume come un veto di Conte sulla Lega, però, e questo sarebbe un ostacolo, insomma, anche vista già la riluttanza del Partito Democratico. Sì, intanto questo è il secondo tempo, cioè è il secondo sì, no, dopo la sferzata arrivata da Beppe Grillo nei giorni scorsi, ed è un secondo sì in cui di nuovo è importante la presenza di Giuseppe Conte. Lo dico perché mi sembra evidente da questa doppia presenza al vertice mattutino di sabato prima delle consultazioni e poi in videocollegamento stanotte, mi sembra che stia rivestendo un ruolo, che si sia ritagliato la parte di traghettatore del movimento verso il sia Draghi. Questo veto sulla Lega va capito nelle prossime ore. A me è parso più un ricordare ai tanti mal di pancia e quindi ai tanti malesseri che covano nel movimento quanto sia difficile effettivamente pensare di tornare al governo con la Lega. E in particolare per Conte, ricordiamo ancora a tutti, no, in Senato lo scontro, la scena dello scontro dopo la rottura del governo giallo-verde, e anche con Silvio Berlusconi, che sono i due grandi rospi, insieme anche a Renzi, perché non ci dimentichiamo che per i 5 Stelle in realtà sono tre i rospi. Ancora più forte è quello verso Matteo Renzi. Quindi mi è più sembrato come un momento di empatia, cioè capisco quanto sia difficile tornare a convivere con una maggioranza così estesa e con persone con cui c'è stata rottura, che non un veto, anche perché io penso che in questo momento di veti i partiti veramente ne possano mettere pochi. Allora chiedo subito anche a Stefano Feltri come la vede, e anche su un altro veto che è caduto nelle scorse ore, che è quello, per la verità, non si era materializzato in modo ufficiale, però sicuramente in mal di pancia lasciati filtrare in ogni modo, anche quello del Partito Democratico, perché ieri Zingaretti ha un po' cambiato il registro dicendo ma insomma in realtà è Salvini che è venuto sulle nostre posizioni. Stefano, come vedi questa costruzione da parte di Draghi delle alleanze per il suo governo? Ma come in altre occasioni, il Partito Democratico si conferma, diciamo così, condannato a governare, cioè è per definizione la forza responsabile
che non dice mai di no al Presidente della Repubblica, qualunque sia lo schema in cui viene inserita, dai tempi del governo Monti, poi il governo Letta e così via. Anche in questo caso Zingaretti sostanzialmente rinuncia ad aprire una trattativa con Salvini, rinuncia a chiedere a Salvini alcun prezzo per essere riammesso al governo e dice addirittura semplicemente una cosa molto ingenua, cioè è Salvini che si è convinto. Sappiamo perfettamente che Salvini ha sostenuto qualunque posizione e il suo contrario a seconda di quello che i sondaggi gli consigliavano, dalla riapertura e le chiusure sul virus all'economia, alle politiche sociali. Ecco, quindi mi sembra una dimostrazione di grande debolezza di Zingaretti, non a caso è avvenuta in parallelo all'apertura di un dibattito interno al partito sulla necessità di un prossimo congresso, che è un dibattito da un certo punto di vista assurdo, perché mancano ancora, mi pare, 2 anni alla scadenza del mandato di Zingaretti, ma il fatto che però cominci in parallelo a questa decisione... Certo, sembra un dibattito difensivo anche da parte di Zingaretti, esatto. Dire così, però... Bisogna notare che non è in realtà nel dire sì a questo governo non è soltanto Salvini che certifica, diciamo, uno spirito camaleontico, perché appunto abbiamo parlato dei 5 Stelle e in realtà anche loro hanno fatto un giro. Mi sembra che tutte le forze politiche, non so, Francesco Specchia, come vedi questi passaggi? Beh, è ovvio che Draghi abbia magicamente trasformato i profili politici delle forze in campo, quindi ognuno deve fare i conti con se stesso. Il Movimento 5 Stelle, con una frattura interna di una quarantina di senatori, che probabilmente diventeranno 8-10 nelle prossime ore, quindi poi si risolverà come un nulla di fatto come al solito, e comunque c'è una frattura, c'è Casaleggio dall'esterno che preme, Di Battista, tutta una frangia dei duri e puri che vorrebbe il riscatto esistenziale, e poi dall'altra parte la Lega, che deve fare i conti col suo passato anche recente, l'avete detto voi, giustamente ha cambiato idea molto spesso, ma in questo senso Salvini, secondo me, ha attuato una strategia che è quella di Giorgetti. Tra l'altro Giorgetti aveva preconizzato un paio di settimane fa proprio su Corriere della Sera, si è adattato esattamente ai desiderata dei propri elettori del nord, della parte produttiva, di Bonomi, del capo di Confindustria, che volevano assolutamente questa alleanza. E poi c'è il PD che, come vedete voi, ha questo contrasto fortissimo nel suo interno, è dovuto al fatto che digerire la Lega come alleato di governo sarà durissima, però come dice Massimo Cacciare questa mattina intervistato sul Libero, il PD si alleerebbe anche con i nazisti se glielo proponesse Mattarella. Adesso, al di là della butade, della battuta, oggettivamente ha ragione Stefano, cioè qua il PD si è sempre messo a disposizione senza se, senza ma, con qualsiasi tipo di governo. Poi il fatto che glielo chieda il Presidente della Repubblica è un particolare, secondo me, rilevante. Insomma, la prassi è sempre stata questa da Ciampi in poi. Ma perché dovrebbe dire di no Zingaretti? Ma infatti, cioè, perché non c'è alcun motivo, è anche nobile. Come? Non c'è alcun motivo, anzi, è anche nobile il fatto che ci sia una forza politica che si metta comunque sempre a disposizione e cerchi di diventare il perno di un'alleanza. Non è che non dovrebbe dire, Zingaretti non deve dire di no, tant'è che ha zittito Bettini, che ieri ha fatto un passo falso, cioè si è sporto un po' più là rispetto al pensiero del proprio leader, dimenticandosi che è il Richelieu e non è il re, o non è, diciamo, il gestore, il comandante in capo del partito. E quindi Zingaretti, per una volta, secondo me ha preso solidamente in mano le redini e sta andando da quella parte. Poi bisogna capire, il concetto di solidamente è sempre estremamente relativo con il PD. Quando si diceva prima, Salvini che ci è venuto dietro, noi siamo stati fermi, il mondo intorno che gira, insomma, si dice una mezza verità, perché il PD ha fatto delle capriole straordinarie e siamo qui per sentiamo, questo. E capisco anche chiaro. Che ci siano dei mal di pancia interni, chiaro. Stefano Feltri voleva intervenire, poi no, volevo dicevo... andare da Fassina, che ha una posizione, come dire, eterodossa anche all'interno della sinistra. Certo. Prego. Dicevo che la come scelta sempre, non è tra dire sì e dire no, cioè la scelta è come affrontare questo negoziato. È chiaro che se il PD dice fino a un giorno prima o Conte o voto, poi Mattarella gli dice no Draghi, e il PD dice benissimo, nessun problema, poi dice però mai con Salvini, e un minuto dopo gli dicono allora guarda che c'è anche Salvini, e Zingaretti dice no, perfetto, perché Salvini è venuto sulle nostre posizioni, sta dimostrando di non saper condurre alcuna trattativa, di non avere nessun potere negoziale. Adesso io una cosa che ho scritto oggi è che abbiamo già avuto un precedente, cioè nel 2018 i 5 Stelle e la Lega hanno fatto una coalizione di governo partendo dalla consapevolezza di essere profondamente diversi. Hanno fatto un esperimento, hanno fatto il contratto di governo, non ha funzionato benissimo, ma tra lì e dire che allora si sta insieme senza discutere prima nulla,
Beh, c'è un abisso. Nel senso, il contratto di governo era un documento scritto dove c'era scritto, per esempio, che la Lega si impegnava a votare il reddito di cittadinanza. Poi è durato fino a un certo punto. Sì, però bisogna... oggi Zingaretti non sta chiedendo a nessuno. Bisogna vedere però anche il ruolo, vado a questo punto da Stefano Fassina, però è anche il ruolo che Mario Draghi, cioè la tipologia di governo, quella era un'alleanza nel 2018 con delle caratteristiche diverse, cioè diventava una vera alleanza politica comunque, con un Presidente del Consiglio targato politicamente. Qui è una figura totalmente diversa. La metto lì, naturalmente, è un'osservazione, la giro a Stefano Fassina, perché ha una posizione, dicevo, eterodossa rispetto all'EU, perché in un post che ha scritto un paio di giorni fa, Stefano Fassina invece diceva un governo dove dovrebbero stare tutti, anche Giorgia Meloni. Stefano Fassina, perché? Perché siamo in una fase emergenziale, perché c'è stato l'ennesimo fallimento dei partiti con diverse responsabilità, ovviamente. Siamo arrivati a Mario Draghi che, a parte le caratteristiche che ha, non dimentichiamo, è stato indicato dal Presidente della Repubblica. Conte 1 e Conte 2 nascevano da indicazioni parlamentari. Nel primo caso da due partiti più votati che insieme avevano più del 50% dei consensi, nel secondo caso dal primo partito più votato e dal terzo partito. Qua siamo in un contesto completamente diverso. Il Presidente della Repubblica propone un governo del Presidente, individua una personalità oggettivamente super partes, gli affida dei compiti emergenziali, perché non dobbiamo neanche dimenticare che fuori dai palazzi c'è una realtà in disperato bisogno di soccorso, in disperato bisogno di indicazioni per la ricostruzione. Quindi in questo quadro emergenziale, a mio avviso, dovremmo cogliere tutti l'opportunità per una svolta. Cioè potrebbe essere questo un momento per affrontare non solo l'emergenza sanitaria, non solo l'emergenza economica, ma anche l'emergenza democratica, perché è evidente che se un paese in 30 anni ha 4 governi, diciamo tecnici, tra virgolette, no, governi che sono sempre politici, però tecnici in quanto indicati dal Presidente della Repubblica con personalità fuori dall'agone politico, c'è anche un'emergenza democratica. E a mio avviso la principale ragione di questa emergenza democratica, non l'unica, è la perenne delegittimazione reciproca tra i soggetti, tra i principali partiti politici. Allora questa potrebbe essere l'occasione per una legittimazione reciproca, per costruire una fisiologia nel sistema democratico, per cui se vincono gli altri non c'è l'apocalisse, c'è un'alternanza tra schieramenti molto diversi. Ecco, io ritengo che se sul governo Draghi si formasse una maggioranza di tutti i principali protagonisti, non solo la Lega, ma anche Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia, noi compiremmo un'operazione utile a approvare provvedimenti emergenziali che richiedono per essere efficaci un consenso trasversale, anche perché quella destra così scomunicata dal versante del centro-sinistra governa 14 regioni. Ha i presidenti da lustri, ai presidenti delle regioni più rilevanti sul piano economico e sul piano demografico. Quindi, a mio avviso, questa potrebbe essere un'occasione per una svolta, per costruire un discorso pubblico che sia meno definito da discorsi paralleli, ciascuno con i suoi e scomunicando gli altri. Potrebbe essere una grande occasione. Ovviamente questa composizione implica un governo di scopo, cioè un governo che ha il mandato per affrontare le emergenze indicate dal Presidente della Repubblica, con un tempo limitato. A mio avviso quel tempo più ragionevole è quello che porta all'elezione del prossimo Presidente della Repubblica, una fase in cui affronti le emergenze con l'input del governo sul versante parlamentare e fai una legge elettorale, e dopo le elezioni del Presidente della Repubblica si va a votare in un quadro che ha un minimo di riconoscimento reciproco e sperabilmente avvia l'Italia su un sentiero di
come dire, fisiologia democratica. Quindi dove in questo... ciascun soggetto politico, no, finisco, certo. Qual è la difficoltà in queste ore, in questi momenti? Che ciascuno deve dire quello che vuole, non può più coprire il proprio vuoto di identità in contrapposizione con l'altro. Diciamo, non può dire più io sono quello che combatte i sovranisti, come diciamo da destra non si può più dire io sono quello che combatte coloro che vogliono la sostituzione etnica in Italia. Devi dire quello che vuoi in positivo rispetto alle sfide del paese. Quindi è, a mio avviso, una svolta che ha potenzialità, poi magari non andiamo da nessuna parte, ma ha potenzialità rilevantissime, e Draghi può essere colui, per il profilo super partes che ha, che accompagna il sistema democratico italiano, i soggetti principali che lo compongono, ad una maturazione. È una grande sfida, e per questo ritengo sbagliato, spero che non siano diciamo corrispondenti alla realtà le notizie che lei prima ci ha dato sul veto di Conte alla Lega, perché sarebbe un grave errore politico. Allora, su questo passaggio vorrei leggere le parole riportate, come devo precisare, Emanuela Perrone mi conferma, naturalmente in questi casi sono assemblee a porte chiuse, quindi è quello che viene riferito, che però viene riferito con dei controlli, verifiche, eccetera, e anche non smentito dai protagonisti, perché è uscito prima sulle agenzie nella notte, insomma, diciamo alle 23:30, a partire da lì, e quindi è anche sui quotidiani. E allora io adesso sto leggendo l'agenzia AGI, e dove dice, eccolo qui, allora, non è il momento dell'autoisolamento e dell'autoesclusione, ha scandito Conte, ha avuto parole di elogio nei confronti di Draghi, ha invitato il movimento a tracciare una differenza tra gli alleati che si sono mostrati leali, sottinteso PD e Leo, e quelli che hanno voltato le spalle e ora cercano di trarre vantaggio della situazione politica, sottinteso la Lega di Matteo Salvini. Occorre porre le condizioni affinché questi ultimi, cioè la Lega, non siedano al tavolo, mentre il Movimento 5 Stelle sì. Quindi, diciamo, il titolo riassuntivo di questo non può che essere veto, nel senso che poi è anche, diciamo, una versione più forte di quello che anche un pezzo di PD prova a dire, cioè metteremo dei paletti di contenuto tali per cui la Lega alla fine non ci starà. Però mi sembra che il ragionamento, ecco, vedo Fassina che scuote la testa, perché mi sembra di capire, Emanuela Perrone, anche dal ragionamento che faceva Fassina, che l'idea è, cioè, un conto è se tu ti poni a questo tavolo già con l'idea che fai cadere alcune cose, ma anche con un atteggiamento negoziale, diciamo così, di partenza sulle caselle. Altra storia è se tu hai, come dire, accetti la sfida del contenuto, ovviamente. Sì, però a me sembra in questo momento di tatticismi, perché dobbiamo chiamarli con il loro nome, che il tentativo del PD di Nicola Zingaretti e di Giuseppe Conte in qualità di autocandidato federatore dell'alleanza PD, Movimento 5 Stelle e LeU, sia quello di preservare una sorta di nucleo anche programmatico all'interno di questa nuova di preservare l'alleanza giallorossa, esatto, diciamo, di preservare l'alleanza giallorossa dentro questa cosa nuova che ancora non è definita. Io sono d'accordo con quello che diceva prima Stefano Fassina, siamo in un momento molto diverso da quello dei contratti di governo, degli accordi, dei tavoli per i patti di legislatura. Qui ci sono le tre emergenze che ha indicato Mattarella, mi pare che anche Draghi poi abbia parlato di quelle pochissime, le uniche parole che abbiamo sentito proferire. Non mi pare che abbia aggiunto. No, non altro. Ha aggiunto e soprattutto forse l'unica cosa che ha aggiunto, ma che è una specifica rispetto al monito di Mattarella, è stato l'elemento psicologico. Mattarella ci ha detto dobbiamo affrontare la triplice emergenza sanitaria, economica e sociale con tutto il corollario di attenzione che ha invitato i partiti ad avere. Il messaggio chiave ai partiti di Mario Draghi nel primo giro di
consultazioni è stato: dobbiamo trasformare la depressione del paese in vitalità, l'incupimento in fiducia. E io penso che sia questo l'anelito con cui nasce e prova a nascere questo governo, al di là del veto, del controveto, del tentativo di apparire difensori di idee che non stanno più in piedi. Cioè, quando leggo, faccio un esempio, poi credo che Francesco Specchia possa su questo dire qualcosa. Salvini non ha parlato di flat tax in questi giorni, ha molto ridimensionato la sua proposta, che era la proposta che ha portato avanti durante tutti questi anni, l'ha ridimensionata. Io penso che il problema oggi non sia quello di tenere in piedi le bandiere dei partiti. Si prova, e io così leggo le parole di Conte, a preservare dei nuclei di distinzione, perché altrimenti... Cioè, non credi che Conte abbia detto queste cose per provocare, anche insomma, per mettere in difficoltà? No, penso che le abbia dette per salvaguardare l'alleanza programmatica con il centro-sinistra. Sì. Allora, sentiremo tra poco anche le parole di Zingaretti precise, perché si capisce che anche Zingaretti punta, diciamo, a tenere in vita e difende quell'alleanza. Ieri, intervistato da Lucia Annunziata, lo sentiamo in mezz'ora. Però vorrei tornare da Stefano Feltri, perché Stefano, tu conosci molto bene il personaggio Draghi, quindi sai, come dire, puoi dirci anche qualcosa di come lui affronta questa trattativa e questa situazione non facile, perché non sono tutti sulla linea Fassina. Ma io ho seguito molto nella sua fase BCE e, diciamo, insomma, ci sono due indizi, due approcci che vanno presi e applicati in questa situazione. Il primo è che lui negli anni ha sempre giustificato il fatto di fare azioni radicali dalla BCE, molto diverse da quelle del suo predecessore Jean-Claude Trichet, radicandole nel mandato. Cioè, lui ha sempre detto che la BCE non ha solo il mandato di tenere bassa l'inflazione, ma anche il mandato di preservare il sistema dei pagamenti, quindi la zona euro. In nome di questo io posso fare le quantitative easing, l'acquisto di titoli di Stato, eccetera. Cioè, non è uno che si muove in maniera disinvolta o giorno per giorno. Cerca sempre di radicare le sue azioni nel mandato. In questo caso qual è il suo mandato? Mattarella l'ha detto chiaramente, cioè è la pandemia e la crisi economica, che è abbastanza vasta da permettere di fare quasi tutto, ma non proprio tutto. Quindi, diciamo, se lui applicasse il metodo BCE al governo, allora questo governo nascerebbe con una maggioranza larghissima, ma comunque con un mandato molto preciso. E qui un po' questo si vede anche nelle dichiarazioni di alcuni leader politici, incluso Salvini, che fanno riferimento anche a una scadenza temporale, che non può essere forse, come dire, messa nero su bianco, ma che sicuramente... diciamo, un po' ci dovrà essere nella testa sia di Draghi che dei leader, per capire se stanno andando al 2022 o al 2023. E l'altro aspetto che non va sottovalutato è che lui, nella fase finale dei suoi discorsi alla BCE, ma anche nei rari interventi successivi, ha sempre detto che questo era il momento per i governi di fare la loro parte. Cioè, la BCE stava mettendo i governi in condizione di fare quella leva fiscale per fare le riforme e gli interventi che servono a far ripartire la crescita. La politica monetaria ormai era diventata impotente. Ecco, adesso Draghi è il primo capo di governo che, diciamo, può fare completamente sua quella ricetta, per cui le dichiarazioni dei 5 Stelle lo dipingono un po' come un nuovo Mario Monti. Non hanno molto senso, perché Monti arrivava nel 2011 con una crisi di fiducia sui mercati e con un solo anno di legislatura davanti. Draghi arriva con un costo del debito mai così basso, con davanti 2 anni di legislatura e con le istituzioni internazionali che gli dicono di spendere tanto, ma di farlo nel modo giusto. Quindi è radicalmente diverso il concetto. Non stiamo parlando di austerità, stiamo parlando del fatto che Draghi deve rimettere in piedi il paese. Il punto è come può farlo con partiti che hanno dimostrato di non avere alcuna idea su questo, perché il fatto che il recovery plan del governo Conte e del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, finanzi per quasi 90 miliardi progetti già esistenti, vuol dire semplicemente che prende i fondi per lo sviluppo e li usa per risparmiare qualche soldo di interessi sul debito pubblico, che è un po' il principio del MES, se volete. Quindi i partiti hanno dimostrato di non avere idee.
La domanda è se accetteranno le idee di Draghi, che di sicuro non vuole fare la flat tax, non vuole fare i condoni fiscali e non vuole, secondo me, non vuole fare manco le decontribuzioni per il Sud come le ha volute il ministro Provenzano, perché sono decontribuzioni che vanno solo al margine e sussidiano di fatto le imprese che già assumono praticamente. Quindi sarà interessante vedere come... Certo, e magari cercheremo anche di approfondire quali possono essere, al di là della circostanza favorevole di avere tanti soldi da spendere, il come spenderli in una situazione comunque difficile, delle scelte anche annunciate, perché mi sembra che in uno degli ultimi interventi Mario Draghi abbia parlato di, anche di non aiutare tutte le imprese indistintamente, certo, in difficoltà, giusto, ma di distinguere, ha posto il problema dell'indebitamento delle imprese come una questione cruciale, molto grave, certo, perché sennò si genera una crisi bancaria. E certo, cioè, se e quindi si danno, diciamo, i soldi a tutte le imprese bollite e poi le imprese bollite non ridaranno mai soldi alla banca e quindi si sposta, certo, il problema dall'impresa alla banca e dalla banca poi si sposta allo Stato e così via. Questo quindi, per dire che anche le vacche grasse possono porre dei problemi politici e delle strette per qualcuno da qualche parte, però ci arriviamo dopo, andiamo in pubblicità perché mi pare ci sia ancora molto da commentare, molto da capire anche sui tempi. Intanto vedo anche altri ospiti pronti, li presentiamo dopo la pubblicità, restate con noi. Allora, di nuovo in onda, do il buongiorno e il benvenuto a Marco Cecchini, giornalista e autore di un saggio che, di cui abbiamo parlato anche qui a Omnibus prima dell'estate, dedicato proprio a Draghi e che si chiama L'Enigma Draghi. Buongiorno Marco, bentornato. Buongiorno, buongiorno Alessandra. E do il buongiorno e il benvenuto anche a Giorgio Trizzino del Movimento 5 Stelle, lo ringrazio particolarmente per essere qui, un deputato del Movimento 5 Stelle, che e vorrei cominciare subito con lei perché lei ha scritto, è l'autore di quel post poi rilanciato da Grillo, se non sbaglio, il 13 gennaio scorso, quindi mentre Matteo Renzi stava per ritirare le ministre Bellanova e Bonetti e il sottosegretario Scalfarotto dal governo, lei scrisse questo post rilanciato che era una lettera aperta ai partiti di maggioranza e opposizione, in sostanza per forse per fare quello che adesso dovranno fare in qualche modo. Poi ricordiamo che in quella giornata fece molto scalpore, lo stiamo vedendo, la regia, la ringrazio, ce lo sta mostrando, questo post di Trizzino rilanciato da Grillo. In quella giornata si creò un momento di panico perché non si capiva se poi questa operazione dovesse avere comunque Conte come regista e soprattutto al governo. Tanto che Grillo si affrettò a scrivere una parentesi, forse la possiamo rivedere se rifacciamo vedere il post, mise una parentesi qualche ora dopo dove c'era scritto «è sottinteso che il governo è di Conte». Allora, onorevole Trizzino, le chiedo questo passaggio. Lei già prefigurava quello che è successo? Se l'augurava? Pensa che ora il Movimento 5 Stelle debba soffrire meno e imboccare la strada del governo Draghi? Con quella lettera io avevo inteso lanciare soltanto un appello alla collaborazione a tutti i partiti per quello che può essere l'appello di un deputato, perché in quella fase immaginavamo che le cose potessero assumere una piega diversa, che il partito di Renzi potesse riprendere la strada maestra, riprendere consapevolezza della necessità di sostenere il governo, e quindi comunque io ero consapevole che probabilmente quello era un appello che sarebbe caduto e non ci sarebbe stata questa esigenza. Poi in realtà le cose sono andate diversamente e conosciamo qual è stata l'evoluzione. E ripeto, noi dalla collaborazione di quel momento, da quell'appello, oggi ci ritroviamo ad un nuovo appello di collaborazione che è poi quello che ci ha indicato il Presidente della Repubblica, che ha ripetuto da capo il Presidente incaricato, e il Presidente Conte ha fatto proprio con un atto incredibile di responsabilità
richiamando tutti quanti a collaborare, tutte le forze politiche, ma soprattutto all'interno del Movimento 5 Stelle, dove c'è adesso una linea che si definirà nelle prossime ore, ma che comunque non potrà non tenere conto di questa esigenza di collaborare nel momento più difficile per il Paese. Ecco, il dovere di ciascuno di noi è dare una prospettiva al Paese, non possiamo voltare le spalle né al Presidente incaricato né al Paese, come proprio ieri sera il Presidente Conte ci ha ricordato, ci ha detto. Ecco, scusi Trizzino, lei era presente a questa assemblea, noi abbiamo visto dai giornali e dalle agenzie che Conte ha sicuramente dato il via libera, insomma ha consigliato l'appoggio al governo Draghi, però ha anche detto, diciamo, ha difeso il perimetro dell'alleanza giallorossa, dicendo però con Salvini no, in sostanza bisogna mettere sul campo, sul tavolo, dei contenuti tali da far fuggire Salvini. Ha detto questo? Lei lo interpreta come un veto di Conte a Salvini, l'impossibilità per i 5 Stelle di far parte di un governo dove ci sia la Lega? Io ritengo che non si possa mai parlare di veti in questa fase, ma di riflessione ampia. È un dato di fatto, come anche peraltro... No, scusi, ma cosa ha detto Conte? Mi scusi, se Conte ha espresso questa posizione. Certo, il Presidente Conte ha ricordato quanto sia stato difficile in passato lavorare con... quel partito che poi appunto ha preso quelle decisioni di lasciare improvvisamente un'alleanza che andava avanti, che funzionava, e prendere una propria strada. Lo ha fatto in modo palese, in modo drammatico in quel momento e senza una finalità peraltro, se non quella del proprio consenso. Ecco, allora con raggruppamenti del genere diventa veramente complesso immaginare un percorso comune. E comunque il Presidente Conte, proprio per il suo ruolo, non dà delle indicazioni, perché appunto è ovvio che è una considerazione che c'è, che esiste, di cui noi siamo tutti consapevoli, che qualora esistessero le condizioni per un governo su quella linea che abbiamo lasciato in questo momento, quindi di un'alleanza di centro-sinistra aperta ad altre forze moderate, ecco, questo sarebbe l'ideale, però noi non siamo nelle condizioni di poter fare altro che lasciare, giustamente, come deve essere, al Presidente incaricato e alle delegazioni che stanno lavorando egregiamente, soprattutto quella del Movimento 5 Stelle che sta portando le istanze del nostro gruppo, ecco, lasciar fare a lui e prendere a lui le decisioni, proprio in quel senso. Quindi lei di non l'ha interpretato, non l'ha interpretato come un veto a Draghi su Salvini? Ma il Presidente Conte non mette veti assolutamente, persona talmente saggia che non può fare, che non lo fa e non lo ha fatto indubbiamente. Chiaro, Specchia, Francesco Specchia. Ma io credo che ci siano due ipotesi sull'atteggiamento di Conte. Una, diceva Manuela Perrone giustamente, un tatticismo, sono assolutamente d'accordo. La prima che mi viene però è quella di evitare una figura cacina e una perdita di dignità. Ieri ne parlava moltissimo tra i suoi, cioè un presidente del Consiglio, me lo diceva anche Cacciari ieri, come se Gianni Letta, Enrico Letta, dopo essere stato defenestrato da Renzi, andasse lì e avesse accettato di fare come gli era stato proposto il ministro degli esteri. Quindi uno che ha fatto il premier non può, cioè defenestrato, perché ha cambiato completamente l'orizzonte, lo scenario, tutto quello che vuoi, che ha perso, non può andare lì e mettersi a disposizione di un governo, seppur di altissimo profilo, e mettersi sullo stesso piano degli altri. Io credo che sia stato proprio uno scatto di dignità da parte di Conte nel dimostrare agli altri che comunque esiste, che la sua personalità è molto forte. E il secondo passaggio è quello di imporre la sua personalità alla leadership futura del Movimento 5 Stelle, perché il Movimento 5 Stelle in questo momento è balcanizzato molto più del solito, sta perdendo punti, ne ha persi altri 5 in una settimana, e però i conti dei sondaggisti danno un movimento in fortissima ascesa solo con Conte leader, al 26% addirittura, diceva la Ghisleri la volta scorsa. Quindi io credo che tutta questa tattica di Conte sia anche un tentativo di rientrare sull'agone politico con le stigma del leader proprio del movimento, del che leader ha fatto del crescere. Movimento 5 Stelle, quindi certo. Più che federatore, certo. Perché quella è una partita che vedremo la sua quando unica si possibilità giocherà. Per rientrare, è la sua unica possibilità per entrare in gioco.
Marco Cecchini, vorrei chiedere a te dei rapporti, si è parlato tanto, si è data la caccia ai contenuti del colloquio Conte-Draghi, quando Draghi è andato a Palazzo Chigi è stato 1:20 con Conte, ovviamente non c'eri, non basta aver scritto un saggio per sapere che cosa si sono detti, però vorrei chiederti, siccome è stato un rapporto, almeno da quello che noi abbiamo visto, sono le dichiarazioni di Conte nei confronti di Draghi, sono sempre state abbastanza aspre o innervosite tutte le volte che qualcuno tirava fuori. Allora vorrei chiederti, visto dall'altra parte, come potrebbe essere, com'è questa cosa e se una convivenza nel governo sarebbe possibile e se è possibile che Draghi abbia offerto un posto al governo a Conte. Ma questo ovviamente, Alessandra, io non lo so. Quello che posso dire è qual è il metodo che Draghi segue in situazioni e in consessi larghi, no? Che non dimentichiamo che 8 anni alla BCE sono stati 8 anni in trincea nei confronti della Bundesbank, che in questo caso potrebbe essere rappresentata, non so, da qualche pezzo della maggioranza. E alla ricerca di un punto d'incontro, di una mediazione tra i vari interessi di ben 19 paesi. Quindi naturalmente è chiaro che un governo politico è di cosa diversa dal presiedere un'istituzione tecnica come la Banca Centrale Europea. Però io immagino che il metodo di Draghi, che è un metodo sempre seguito ma che in questo caso assume un'importanza ancora maggiore, sia quello di far intravedere all'interlocutore quali sono i vantaggi di aderire a un certo programma, a una scelta, quindi persuadere l'interlocutore che nello scegliere una linea piuttosto che un'altra, lui stesso può avere dei vantaggi. E questo mi porta a immaginare qual è la situazione in cui ci troveremo nel gennaio del 2022, che mi sembra la prima tappa dell'orizzonte di questa esperienza di Draghi. Vale a dire, immaginiamo di essere nel gennaio 2022, con ogni probabilità il recovery plan sarà stato approvato con gli applausi di Bruxelles. Probabilmente si sarà creato, dal punto di vista dei mercati finanziari, un clima di fiducia che schiaccerà ancora di più lo spread, che è un po' un indicatore simbolico anche ormai per, diciamo, la gente comune. Sul piano vaccinale e della pandemia ci saranno dei miglioramenti, ci sarà una situazione nella quale anche l'opinione pubblica potrà ritenere che c'è un ripiegamento. Ecco, a questo punto tutti i partiti della coalizione potranno spendere questo risultato. Su questa situazione si sovrappone poi la scelta fondamentale del Presidente della Repubblica. Certamente penso che nel gennaio del 2022, se questo metodo, diciamo, draghiano di riuscire a essere molto persuasivi, a far intravedere anche all'interlocutore quali sono i vantaggi delle scelte, vantaggi anche di tipo strettamente elettorale. Ecco, quindi in quel momento Draghi sarà sicuramente un candidato forte alla Presidenza della Repubblica. Naturalmente non voglio dire che Draghi abbia un piano in testa per arrivare a quella situazione, però voglio dire che il punto di forza di Draghi è esattamente questo, cioè entrare in una situazione che ha, è stato detto rispetto a Monti, no? La differenza favorevole, riuscire a capitalizzare questa situazione e presentarsi al primo appuntamento rilevante politico con un dividendo che è personale ma che lui può anche distribuire agli attori della coalizione. Stefano Fassina, questo sarebbe, chissà, però questo Parlamento sull'elezione del Capo dello Stato è un Parlamento molto friabile, molto, come dire, frammentato. Non so se questo è la... Ma guardi, io condivido l'analisi che ha fatto adesso Marco Cecchini, mi sembra molto
realistica. Un anno di governo sostenuto da una maggioranza amplissima che con l'astensione, mi aspetto, di Fratelli d'Italia e il voto su specifici provvedimenti, di fatto è una maggioranza, diventa la maggioranza di tutto il Parlamento, fa di Draghi il candidato naturale alla Presidenza della Repubblica, al di là di quelle che sono le sue diciamo intenzioni. Diventa fisiologico l'accreditamento internazionale, il recupero di credibilità dell'Italia, aver affrontato attraverso la condivisione, quindi senza che nessuno possa diciamo sparargli addosso, le tre emergenze che sono state ricordate, fa di Draghi il candidato naturale. Quindi da questo punto di vista mi pare che ci siano le potenzialità per rimettere ordine, ripeto, anche all'emergenza democratica. Dopodiché mi permetto di sottolineare un punto. Attenzione, perché è vero, vedo anch'io le radicali differenze con governo Ciampi, governo Monti, però non sarà una passeggiata di salute quest'anno. Abbiamo perso quasi il 9% del PIL, ci sono valanghe di disoccupati. Ecco, e per l'appunto ci saranno delle decisioni da prendere, di questo dicevamo, cioè questo, oggi c'è il segretario della CGIL Landini che per esempio dice bisogna, fino alla fine della pandemia bisogna bloccare i licenziamenti. Non è scontato che sia una decisione che questo governo prenda per fare un esempio banalissimo. Sì, ha ragione, questo però è il momento del buonsenso. Anche tutto il discorso sui programmi, e lo dice uno che è diciamo innamorato delle policy e ritiene che la politica abbia poca attenzione alle policy, ma in questo momento il confronto con Draghi è innanzitutto sulla natura politica del governo. A me non convince le modalità con le quali hanno affrontato il passaggio tutti i principali soggetti politici, cioè io metto le mie bandierine. Prima devi dire se sei consapevole che è un governo di emergenza individuato. Ma secondo lei deve essere tecnico, deve essere con solo tecnici o tecnici e politici? Guardi, faccio fatica a vedere leader dei partiti nel governo. Secondo me sarà un mix fatto sul sarà buon un governo senso. Come un po' come il governo Ciampi. Sì, ci saranno delle figure di continuità e ci saranno delle figure politiche innestate e ci saranno dei tecnici nei ministeri che richiedono meno profilo politico. Dopodiché Draghi individuerà con l'abilità di cui è capace, che veniva ricordata, il minimo comune denominatore, quindi non sceglierà tra la flat tax e la patrimoniale. Non affronterà il capitolo della riforma fiscale, sui licenziamenti farà interventi selettivi, come a mio avviso è necessario che sia, e cioè continuerai a bloccarli in quei settori che continuano ad essere colpiti dal Covid e li allenterai in quei settori come nel manifatturiero dove invece l'impresa si sta consolidando. Sì, è la parola minimo infatti. Stefano Feltri, è in uscita tra l'altro il tuo libro Tornare cittadini, ecco la copertina, forse la possiamo mostrare qua nel telefonino per Einaudi. Dopo il populismo serve una nuova idea di cittadinanza. Non so, pensi che passi attraverso questa transizione, questo tipo di governo anche, possa portare a una nuova idea di cittadinanza? Ma sicuramente noi abbiamo visto che i populisti al potere hanno fallito. C'è neanche bisogno di spiegare perché. Stiamo vedendo che adesso quelli che erano arrivati per aprire il Parlamento con una scatoletta di tonno sostengono Mario Draghi e tutto il resto. Però le spinte che hanno portato a quei movimenti di protesta non sono svanite. Quello che abbiamo visto dopo la grande crisi finanziaria del 2008 rischiamo di vederlo adesso all'ennesima potenza, cioè un impatto diseguale che crea delle fortissime tensioni sociali. Però abbiamo una finestra di opportunità. Adesso io quando ho scritto il libro non sapevo che sarebbe arrivato il governo Draghi, ma coincide esattamente con quello, cioè c'è una finestra per fare delle politiche che affrontino quei problemi in maniera molto profonda, e il fatto che un po' tutti i partiti siano disposti a sostenerla è un segnale incoraggiante. Però devono essere scelte politiche radicali. Se guardate cosa sta facendo Joe Biden in America, cioè il presidente più moderato e grigio che potevano eleggere tra tutti quelli che erano in corsa alle primarie, sta facendo delle scelte molto nette,
e quelle scelte nette vanno dalla decisione di rientrare negli accordi di Parigi, alla scelta di aumentare il salario minimo, al bonus da $2,000 a tutti gli americani. Cioè, quello che non vedo plausibile nell'approccio di Fassina è che Draghi cerchi un punto di sintesi che è, come dire, davvero il minimo comune denominatore, cioè un po' quel minimo di azione che non scontenta nessuno. Questo è il momento delle scelte molto nette e molto forti, e le scelte molto nette e molto forti tendono a essere divisive. Quindi sarà allora Specchi e Fassina dicono che non le può fare Emanuela Barone. No, io sono convinta che qualcosa dovrà fare di forte, semplicemente perché ci ha ricordato lo stesso Paolo Gentiloni, commissario agli affari economici, che bisogna dare gambe al recovery plan partendo dalle riforme strutturali che l'Italia non ha mai fatto. E quindi le scelte su concorrenza, lavoro, giustizia, pubblica amministrazione, Draghi secondo me dovrà farle. Farà su pubblica amministrazione e su giustizia, non le farà sul mercato del lavoro, non le farà sulla concorrenza, perché ci sono dei limiti che in politica valgono, perché poi i provvedimenti devono passare in Parlamento, e siccome Draghi è consapevole della rilevanza del consenso, ha tantissimo da fare in un anno, perché durerà un anno il suo governo, perché poi andrà al Quirinale. In quest'anno affronterà cose molto rilevanti, ma non divisive. Sulla pubblica amministrazione siamo tutti d'accordo, sulla giustizia non tutti siamo d'accordo, ma c'è una larghissima... C'è Trizzino che ci ascolta, mi sa che no. No, ma sulla giustizia, sulla giustizia, a partire da quello che fu definito Lodo Orlando qualche settimana fa, si può fare un lungo pezzo di strada, ma vorrei dire a Stefano Feltri, che sa che lo stimo, che c'è una differenza fondamentale tra Biden e Draghi. Biden ha preso i voti di 80 milioni di americani. Draghi sta là, nominato dal Presidente della Repubblica, quindi farà cose importanti. Non sottovalutate il completamento del recovery plan, non sottovalutate la conclusione e l'organizzazione della campagna di vaccinazione, i 32 miliardi da spendere per il decreto Ristori 5, il documento d'economia e finanza da approvare ad aprile. Quindi ci sono la riforma della pubblica amministrazione, quindi ci sono dossier di grandissima rilevanza, però non può toccare quelli divisivi, perché altrimenti salta tutto. Però, e non Stefano è Fassina, nel mandato. Stai confermando quello che dicevo io, cioè che Draghi in realtà in questo momento avrà, se questo è l'atteggiamento, mani molto legate proprio nel momento in cui invece servono scelte drastiche, perché non è uguale fare una cosa netta o farla a metà. Cioè, se Italia Viva chiede di fare il ponte sullo stretto di Messina, o il ponte sullo stretto di Messina c'è o non c'è nel recovery plan, ma non lo chiede Italia Viva, l'ha chiesto più volte, sì, ma non lo chiederà ora, ma vedrai che non parleremo più di MES, non parleremo più di ponte sullo stretto di Messina, non parleremo più di patrimoniale, non parleremo più di flat tax, parleremo di pubblica amministrazione, parleremo degli investimenti da far ripartire, parleremo di come affrontare i licenziamenti. Ecco, ci sarà un tema di ammortizzatori sociali molto impegnativo, immagino. Certo, quello già non è un argomento da poco, non è un argomento così facile. Dobbiamo andare di nuovo in pubblicità, ma vorrei tornare da Trizzino ancora, perché vorrei chiederle rispetto all'ingresso di Conte nel governo. Nell'assemblea, questo invece ce lo conferma, Conte ha detto che non entrerà nel governo Draghi personalmente? Sì, il Presidente lo ha sottolineato e mi sembra che lo abbia fatto con fermezza. Lui non entrerà all'interno del governo, però rimane presente nel percorso del Movimento 5 Stelle. Cioè farà il leader, sarà leader del Movimento 5 Stelle? Beh, questo poi verrà deciso all'interno del movimento, però lui affiancherà il movimento, ed è quello di cui ha bisogno il movimento, ma devo dire anche il paese. Ci fermiamo ancora per la pubblicità, poi Emanuela Perrone, però dobbiamo parlare di questo verbo affiancare, sì, è vero? Sì. Pubblicità.
Allora, di nuovo in onda, intanto l'ANSA scrive che Mario Draghi ha lasciato la sua casa Città della Pieve dopo il fine settimana trascorso nella quiete della campagna umbra per tornare a Roma. Allora, queste notizie potrebbero essere rilevanti, ma invece, siccome le consultazioni cominciano alle 15, se arriva a Roma prima, magari si suppone che possa avere degli incontri e altre... O lavorare dove, se andrà alla Camera o invece nello studio che aveva la Banca d'Italia. Questo, insomma, i colloqui che può avere in questo momento, in ore come queste, dove deve mettere a punto programma, squadra e alleanze e perimetro della maggioranza, anche queste notizie hanno un senso. Io però avevo detto avremmo sentito le parole di Zingaretti, perché naturalmente anche il lato PD è sofferente in parte e sta cercando, insomma, il suo modo di aderire al governo Draghi. Sentiamo Zingaretti. Paradossalmente il problema più grande non è per noi, perché come ho appena detto noi giudicheremo tutto sulla base delle idee, dei valori, dei contenuti e della coerenza di chi dice oggi che è diventato europeista. Ma io colgo, e lo ha detto prima, il senso della sua domanda. Quello che paradossalmente può essere rischioso è nella credibilità, nella stabilità della compagine della maggioranza. Cioè non è detto che un aumento dei numeri, ma anche un aumento della eterogeneità, corrisponda anche una maggiore forza, una maggiore stabilità del governo. Quindi il tema non è solo tanto del Partito Democratico, per il quale appunto noi ci siamo battuti sulla base di contenuti sui quali vigileremo, ma è della credibilità dell'operazione politica, e cioè se è un'operazione politica che in 3 mesi dà un segnale di svolta, perché anche nella dinamica parlamentare discute ma vota e decide e va avanti. Questo è un tema, ma noi ci fidiamo del professor Draghi. Chi deve fare questa valutazione è innanzitutto il professor Draghi. Quello che abbiamo fatto noi, proprio perché condivido le sue preoccupazioni, aver fatto una cosa che ahimè mi hanno tanto rinfacciato, ma io penso che invece sia un elemento di forza, essere arrivati a questo appuntamento non da soli, ma insieme a un campo anche parlamentare di forze che rappresenta 321 deputati e 157 senatori, che si è messo tutto a disposizione di questo esperimento del professor Draghi, perché purtroppo... lo dicono in pochi, ma lo ricordo io perché è giusto sapere in che condizioni stiamo lavorando. Purtroppo il Partito Democratico ha accresciuto il suo consenso nel Paese, ma negli equilibri parlamentari, a causa della sconfitta del 2018, ha l'11% al Senato e il 14% alla Camera. Allora, Manuela Perrone, questo Zingaretti, come lo riassumiamo e come lo leggiamo? Questa è l'enfasi sull'alleanza... Mi sembra che Zingaretti stia tenendo il punto sul quale è rimasto fermo durante tutto questo anno e mezzo, cioè difendere l'alleanza con il Movimento 5 Stelle nella speranza che sia un'alleanza strutturale. Non dimentichiamo che adesso c'è l'appuntamento delle amministrative, se non verrà rinviato causa pandemia. E quell'appuntamento sarà un test della effettiva tenuta di un'alleanza a partire da Roma. Certo, quindi va considerato questo aspetto. Va considerato questo aspetto. Adesso diventa una difesa, come dicevamo prima, di un perimetro all'interno di quello che sarà il perimetro della maggioranza, che può essere una decisione soltanto di Mario Draghi. Dopo, se potrà diventare qualcos'altro, lo vedremo alla prova dei fatti. Stefano Feltri. Ma sì, Zingaretti è in una situazione complessa, perché appunto questa alleanza con i 5 Stelle è diventata progressivamente l'unica linea di tendenza del Partito Democratico, perché abbandonata di fatto la vocazione maggioritaria non è restato che, come dire, la missione dell'incivilimento del Movimento 5 Stelle, in cui ogni cambio di linea veniva salutato come una crescita, un'evoluzione. Ecco, l'idea che però si possa rifare questo approccio con la Lega, che è un po' quella che traspare dalle parole di Zingaretti, cioè, come dire, ogni giorno complimentarsi quando Salvini dice qualcosa di vagamente affine e di non completamente ostico al Partito Democratico, è però una linea secondo me molto pericolosa, perché io penso che alla fine
gli elettori del PD. Io vengo da Modena, conosco un po' il mondo, diciamo, delle feste dell'unità, quel tipo di elettorato lì, che non è l'elettorato di opinione al margine, quello, diciamo, più incerto, ma è quello che è la base del Partito Democratico. Ecco, quello può forse accettare che ci sia stato un rapporto più stretto con un partito che, per quanto sguaiato come il Movimento 5 Stelle, comunque si poneva a modo suo come priorità l'ambiente, le disuguaglianze, eccetera. L'idea che si possa, come dire, guidare una transizione della Lega dalle posizioni xenofobe, anti-europee e identitarie a, come dire, una destra moderata, la vedo difficile. Poi c'è da dire che forse ha ragione, noi pubblichiamo su Domani le analisi del professor Marco Tarchi, che giustamente notava in questi giorni una cosa: ogni volta che qualcuno ha provato la transizione a destra, dalla destra radicale alla destra moderata, è finito male. Basti pensare a Gianfranco Fini, che ha cercato di scavalcare al centro, cioè, potrebbe far male, certo, potrebbe far male alla Lega quella linea. Francesco Specchia, la pensi così? Bah, cioè, che la linea Giorgetti Zaia, se vogliamo chiamarla così. Io credo invece il contrario. Da moderato, conoscendo anche benissimo il pensiero di Tarchi, è uno dei grandi cultori della nuova destra, che è un pensiero che apprezzabilissimo, è molto radicale, appunto. Quindi Tarchi è sempre molto, molto portato alle esplosioni verbali, dialettiche, alle provocazioni, e ci crede anche, giustamente. Io credo invece che Salvini in questo momento stia facendo la cosa migliore che potesse fare, cioè ha capito perfettamente, anche dal punto di vista della Realpolitik, che la linea di Giorgetti, che ricordo solo fino a poco tempo fa, era quello che aveva detto: guardate che il governo Conte cadrà tra qualche mese, la destra non sarà in grado di riorganizzarsi e non potrà governare, ci sarà bisogno di un governo istituzionale di salvezza nazionale. È esattamente quello che è avvenuto. Quindi la linea di Giorgetti è vincente su tutto. Hanno capito anche che si sono guardati un po' il pallottoliere, i numeri, che quando erano al governo erano al massimo dei sondaggi, lo stesso Salvini era sugli scudi come ministro degli interni, e hanno capito che Draghi fondamentalmente non è un nemico, perché non sarà sicuramente di destra, non sarà sicuramente leghista, non sarà sovranista e non lo è probabilmente neanche più Salvini, però è quello che comunque in ogni caso ha combattuto l'austerity, ha aperto le porte all'eurobond, ha aperto le porte alla mutualizzazione del debito in Europa, ci ha fatto avere molto respiro, ed è uno molto vicino anche nel mondo delle aziende, ed è un coraggioso. Salvini ieri coi suoi citava quella famosa frase, ed è stranissimo sentirlo dire, che Draghi aveva detto davanti alla platea della Cattolica, citando suo padre, dicendo che se perdete il denaro è poca cosa, se perdete l'onore è molto, ma se perdete il coraggio è tutto, perdete tutto. Quindi il fatto di puntare questa molto frase su era piaciuta a Salvini, quindi questa piaciuta a Salvini, che l'ha adoperata anche ieri citando tra l'altro De Gasperi, Togliatti, il primo governo. Quindi siamo proprio nelle citazioni, siamo immersi proprio nella storia. Attenzione, perché poi appunto quando si vanno a pescare le citazioni ognuno trova quella per sé, no? Slegata. La linea del cambiamento che sta avvenendo all'interno della Lega e la linea anche di Zaia, non dimentichiamoci che tra un po' ci saranno i rinnovi, non tra molto, e Salvini tiene moltissimo quella poltrona, che è insidiata sempre in maniera molto più pressante da uno Zaia moderatissimo sulla linea Draghi a tutti gli effetti. Quindi io credo che si faccia solo del bene questa operazione al centrodestra. Allora, Marco Cecchini, ma Draghi che farà sul MES? Perché Stefano Fassina ha detto che è un tema che scompare, che scomparirà subito. Ma io mi trovo d'accordo con Stefano Fassina, quindi sul fatto che Draghi si occuperà di pochi problemi prioritari, le priorità indicate dal Presidente della Repubblica nel suo discorso, e ne avrà già con questo abbastanza. È interessante la posizione di Fassina, perché mi è venuto in mente qual è la formazione, l'origine, diciamo, dell'economista Draghi, che è un'origine di sinistra. Cioè, il suo mentore Federico Caffè era un economista che scriveva gli editoriali sul Manifesto, ed era un polemista ed era dichiaratamente di sinistra. Draghi, e il pensiero di Caffè è rimasto in Draghi, cioè l'idea che l'obiettivo deve essere la piena occupazione, l'idea che occorre l'equità sociale e quindi che l'uguaglianza è importante, con una postilla importante, cioè che tutto ciò si ottiene attraverso la crescita. E questa è una carta, quindi non con l'austerità,
ma è una carta che Draghi, io penso, si spende con la Lega, cioè che è attraverso la crescita che si arriva a realizzare questi obiettivi. Vorrei, scusami Alessandra, scusa, quindi, però quindi no, un quindi, tema che forse... Quindi? Quindi no, no e, viene quindi, scartato e quindi così. Probabilmente il MES... Sì, anche perché il MES è diventata una questione dogmatica, no? Un problema ideologico, no? Quindi Draghi avrà, io penso, se ritiene che il MES non sia così rilevante, avrà modo di deideologizzare questo tema e riportarlo a una dimensione più concreta. Se mi permetti, io volevo invece sollevare un tema che può essere... sembrare marginale, ma che dal punto di vista della operatività di Draghi come Presidente del Consiglio ha qualche rilevanza, e che è quello della comunicazione, giustamente sollevato da De Bortoli nel suo editoriale sul Corriere della Sera. Io penso che la comunicazione di un Premier non potrà avere gli stessi canoni della comunicazione di un banchiere centrale. Cioè dovrà parlare, quindi, a un certo punto dovrà parlare di più, dovrà ricorrere, andare sui social. Dovrà, sì, no. Certo, ma sui social non lo so, non lo so sui social, non vedo Draghi sui social, non lo vedo così come non lo vedo parlare. Dovrà porsi il problema di come dovrà comunicare. Mettiamo problema, un momento, ti chiedo scusa, teniamoci questo tema per dopo, ci torniamo dopo perché è un tema comunque interessante, ma... Siccome dobbiamo tornare in pubblicità, invece volevo chiedere a Giorgio Trizzino se secondo lui, visto che abbiamo sentito Zingaretti e non hanno commentato ancora tutti, volevo chiederle se secondo lei Conte, diciamo così, in una veste, ora lei ha detto affiancare, ma insomma in una veste interna comunque alla leadership del Movimento 5 Stelle, ancora pensa di essere anche il, come dire, di avere un ruolo nella coalizione, ammesso che poi ci sia un momento in cui questa figura di federatore venga fuori? Sì, mi dispiace dover disilludere Feltri, che, ma noi comunque siamo abituati a questo linguaggio delle linee editoriali di destra che definiscono il Movimento 5 Stelle in questi termini. Noi non siamo incivili, noi abbiamo portato delle regole all'interno del Parlamento e le abbiamo fatte rispettare. Purtroppo non eravamo nelle condizioni di avere una maggioranza tale da poter, ecco, governare, e questo purtroppo è la conseguenza. Ma il Presidente Conte è l'emblema della personalità politica che ha portato i risultati all'interno di questa compagine politica, ha un profilo di altissimo livello, lo ha dimostrato anche con queste decisioni ultime di non partecipare alla compagine governativa che andrà. Che lei giudica irreversibile, lei giudica irreversibile questa decisione, non è che magari poi nel secondo giro, sì, in un negoziato, sarebbe un ministro? No, non mi appassiona l'idea di poter interpretare il pensiero del Presidente Conte, ovviamente sta a lui prendere queste decisioni. Comunque lui è consapevole che noi ci troviamo davanti a questioni pesantissime. Ecco, queste questioni dovranno essere affrontate in termini nuovi. Questa è la vera rivoluzione che nei prossimi mesi dovrà avvenire. Cioè non potrà il Presidente incaricato, speriamo che abbia l'incarico, ecco, affrontarle con i termini e le modalità usuali. Ecco, l'emergenza imporrà dei termini nuovi, dei termini anche di linguaggio e di pragmatismo estremo. Ecco, io condivido il fatto che la comunicazione nei prossimi tempi sarà fondamentale. Purtroppo dovremo un po' disilludere alcuni organi di stampa e di comunicazione che non potranno più centrare la loro attenzione un po' anche assillante su queste modalità, come hanno fatto, ecco, quando il Movimento 5 Stelle è stato nella maggioranza a guidarla. Ecco, bisognerebbe veramente abbassarli i toni e non appassionarsi più un po' alle questioni minime, ma interessarsi veramente alle modalità. Scusi, di però diciamo che c'è stato è un governo che ha fatto, e anche un Presidente del Consiglio che, insomma, alla comunicazione ha dato spazio molto troppo forte, insomma, no? Non possiamo dire troppo che nella nostra, sì, interpretazione. Certo.
Ognuno ha il proprio metodo, ma io parlo del futuro, da questo momento in cui bisognerà essere estremamente equilibrati, bisognerà avere molta attenzione, poiché questa maggioranza implicherà la presenza probabilmente di diverse forze, ecco, bisognerà essere estremamente equilibrati nella comunicazione, questo senz'altro sì, e dobbiamo impararlo tutti a essere un po' più silenti e un po' più attenti ai linguaggi. Quindi una correzione della linea di Rocco Casalino mi sembra che si chieda in qualche modo. Emanuela, scusa, abbiamo lasciato in sospeso affiancare, il verbo Conte affiancherà, ma non so se... e come la mettiamo con Di Maio? È chiaro che c'è una, diciamo, strisciante rivalità interna che poi però si traduce anche in un gioco di sponda, perché giovedì scorso c'è stato un gioco di sponda nell'apertura a Draghi, prima di Di Maio e poi di Conte. Le ipotesi in campo sono le più diverse. Il 9 febbraio il Movimento 5 Stelle dovrà votare su Russo il cambiamento dello statuto e dovrà approvare il famoso organo collegiale di cui ormai parliamo da mesi, che avrebbe dovuto debuttare mesi fa, sostituendo la figura del capo politico con una sorta di direttorio di 5 persone. La domanda che ci si pone è: si troverà, si ritaglierà un ruolo apposta per Conte? Un ruolo più alto rispetto ai 5 componenti del comitato direttivo? Magari un ruolo anche più di rappresentanza come quello del presidente? Oggi mi sembra che Repubblica porti, diciamo, calchi la mano su questa ipotesi, ma è da giorni che ci si interroga su quale sarà la decisione finale. Si era anche parlato, e anche l'abbiamo scritto anche noi sul Sole 24 Ore, dell'idea di candidare Giuseppe Conte alle suppletive di Siena. Sì, per farlo entrare in Parlamento. Anche quello potrebbe essere una strada per, no, assicurare comunque una dimensione politico-istituzionale al premier uscente. Allora, andiamo in pubblicità, chiedo scusa a Stefano Pastina, diamo la parola subito dopo e vediamo anche, però appunto c'è anche Di Maio. Pubblicità. Allora, non avevo chiesto a Stefano Fassina di commentare la linea Zingaretti con la difesa dell'alleanza giallorossa. Fassina. Sono molto d'accordo. C'è un'alleanza che può resistere e cementarsi attraverso le amministrative e dentro il perimetro di questo governo di emergenza? Guardi, ho molto apprezzato nei giorni scorsi l'attenzione che il gruppo dirigente del Partito Democratico, a partire da Nicola Zingaretti, ha dato all'alleanza, perché è evidente che tra gli obiettivi primari di chi ha sabotato il governo Conte bis e la nascita del governo Conte ter c'è stato quello di spezzare un'alleanza, rendere marginali 5 Stelle e riportare il Partito Democratico in un quadro centrista, per semplificare. E ritengo che invece l'alleanza vada coltivata. Questo passaggio sarà un passaggio di maturazione di tutti i protagonisti, di tutti i componenti di quell'alleanza. Quell'alleanza, per quanto mi riguarda, è la colonna portante di qualunque possibilità di governo progressista a livello nazionale e a livello territoriale. Quindi dobbiamo tutti impegnarci, tutti, non solo il Partito Democratico, tutti impegnarci, e sono sicuro che il Presidente Conte sarà decisivo in questa sfida. Dobbiamo tutti impegnarci affinché alle amministrative, ovunque possibile, vi sia un'alleanza 5 Stelle, PD, LeU, ovviamente aperta a associazioni civiche, aperta ad altri, anche ad altri partiti che vorranno, come dire, rafforzarla, ma quella deve essere la colonna portante della fase politica nuova, inedita, che si apre dopo l'elezione del Presidente della Repubblica. Ma secondo lei fa bene Zingaretti andare al congresso adesso? Per come lei conosce quel mondo, il Partito Democratico è molto diviso in questa fase. Ma guardi, Zingaretti, a mio avviso, si è fatto carico di una situazione molto, molto difficile. Come è noto, una parte significativa dei gruppi parlamentari del Partito Democratico non risponde a Nicola Zingaretti,
e la sua efficacia nel tentativo di costruire Conte-ter sarebbe stata decisamente superiore se avesse potuto contare su gruppi parlamentari in piena sintonia con lui. Quindi, a mio avviso, dovrebbe essere innanzitutto Zingaretti a volere un congresso, perché a me pare che la linea che lui sta portando avanti risente di una, come dire, di una inerzia che gli arriva dalle stagioni precedenti e che non riflette né la linea né quella che deve essere la funzione che il Partito Democratico deve svolgere. Quindi spero che il Partito Democratico possa fare questo passaggio, ma è un passaggio che deve innanzitutto volere Zingaretti, perché gli altri, quelli che ieri anche hanno commentato, in realtà hanno condizionato con un potere sovradimensionato rispetto alla loro effettiva dimensione sociale, dimensione elettorale, presenza nei gruppi dirigenti diffusi. Quindi, a mio avviso, sono due iniziative parallele e sinergiche. Da un lato il rafforzamento dell'alleanza con 5 Stelle e l'EU, dall'altro un congresso che consenta al Partito Democratico di imboccare una strada più riconoscibile, una rotta chiara. Certo, però poi lì si può aprire qualcosa anche sulla leadership. Allora, volevo tornare da Stefano Feltri e Marco Cecchini e Specchia, naturalmente, ancora su Draghi. Stefano, secondo te, perché poi siamo sempre lì, tecnico o politico, come sarà questo governo? Quale carattere vedi? Sicuramente sarà un governo politico, per la semplice ragione che Draghi nel suo precedente incarico, come in quello attuale, è richiesto esibire abilità politiche e non tecniche. Nessuno chiede a Draghi di costruire un programma completamente originale o diverso, ma di costruire una maggioranza laddove non c'era. È la stessa cosa che ha fatto in Europa, dove è riuscito a tenere dentro l'euro la Germania di Wolfgang Schäuble, non solo di Angela Merkel, e la Grecia di Alexis Tsipras, ed è riuscito a far accettare programmi di salvataggio a Spagna, Portogallo e Irlanda e a guidarli fuori da quella fase emergenziale. E questo l'ha fatto guidando un board di governatori che erano diciamo diversi nelle istanze e nell'agenda, almeno quanto lo sono i partiti della sua maggioranza. Quindi sarà sicuramente un governo politico. Ma con delle figure tecniche, per esempio all'economia, cioè nei ministeri, i ministeri del recovery, quelli più coinvolti nel recovery, che potrebbero essere, oltre all'economia, naturalmente le infrastrutture, mi viene in mente, stesso ambiente. Draghi non è mai stato un fan dei governi tecnici, non è mai stato un amante del, diciamo, del potere che non risponde al consenso. E io mi ricordo che a suo tempo, quando Matteo Renzi arrivò a Palazzo Chigi, Renzi chiamò Draghi per chiedergli un consiglio e Draghi gli disse: metti un ministro dell'economia politico, e all'epoca doveva essere Graziano Del Rio certo. Tanto che lo portò anche in Banca Italia a presentarlo a Ignazio Visco, quando erano Renzi e Del Rio insieme. Poi dopo la scelta finì su Padoan per una serie di altri incastri, ma insomma quello è il messaggio di Draghi. Certo non farà lo stesso errore di Giuseppe Conte di fare una governance del recovery fund che è destinata inevitabilmente allo scontro con gli apparati invece che a farli funzionare bene, perché il problema della famosa piramide dei manager di Conte è che aveva, prima ancora di partire, aveva già la resistenza di tutta la pubblica amministrazione. È difficile fare un piano che passa per la pubblica amministrazione se te lo devi fare solo con i tuoi manager contro i funzionari. Ecco, Draghi questo errore sicuramente non lo farà, però un ministro come Roberto Gualtieri, per esempio, lui lo conosce bene, perché Gualtieri guidava la Commissione Affari Economici del Parlamento Europeo, che è quella con cui interagisce la Banca Centrale Europea. Quindi, diciamo, in un contesto in cui ci fossero anche dei ministri politici, potrebbe tranquillamente rimanere al suo posto. Dovrebbe chiederglielo al Partito Democratico, cioè dovrebbe essere una casella del Partito Democratico, e questa è ancora un'altra partita. Marco Cecchini, ti avevo interrotto sul tema della comunicazione. Tu dici dovrebbe aggiornare Draghi alla situazione mutata
anche la comunicazione, cioè non ci dobbiamo aspettare, come scriveva Ferruccio De Bortoli, che continuerà così con scarni comunicati e le interviste come le faceva a Francoforte, quelle periodiche, no? Sì, penso che questo sia un problema. Magari lui potrà anche non considerarlo un problema, però, diciamo, però lo è, a mio parere lo è. Non lo vedo certamente fermarsi in piazza davanti a un grappolo di microfoni, così come non lo vedo andare sui social. Però, per esempio, una intensificazione di un genere di comunicazione strutturato come possono essere le conferenze stampa, no, nel quale diciamo si ha più il controllo di ciò che si dice e dei messaggi, potrebbe essere una soluzione, ma naturalmente io lo dico così, cioè dico per, che per il problema porre, per porre una questione, un chiaro. Francesco Specchia. È una questione. Sì. Prego, Francesco, su questo tema di immagine, comunicazione, anche diciamo di luna di miele che c'è sempre all'inizio e poi invece magari le cose possono andare diversamente. Ma io credo che a livello di comunicazione Draghi sia comunque un uomo estremamente duttile e in grado di adattarsi alle circostanze, cioè così come ai tempi del whatever it takes, ha pronunciato un'unica frase in un unico giorno a Londra nel 2012 e poi non l'ha più fatto perché sapeva che se l'avesse fatto ancora quella frase avrebbe perso l'effetto deterrente nei confronti dei mercati del resto del mondo. Così io credo che capisca l'esigenza di comunicare in maniera diversa da Presidente del Consiglio. Non mi aspetto Draghi su Twitter, sui social, o forse su Twitter sì, è l'unico social che potrebbe attagliarsi, però non me lo aspetto insomma con questa fiumana di interventi che era la tecnica Casarino. Mi aspetto che dica delle cose senza contraddirsi, che è la cosa che non è riuscito fondamentalmente a Conte, che è stata tutta una contraddizione dall'inizio alla fine. Quindi credo che Draghi abbia questa cosa e abbia ben chiaro, secondo me, che i veri problemi sono quelli appunto legati strettamente all'economia. Io mi ritorno prima a quello che diceva Fassina, sono assolutamente d'accordo quando diceva che Draghi avrà un orizzonte non completo di legislatura, perché procederà sicuramente a qualche riforma strutturale, perché sono quelle che fanno leva poi alla fine e che ci servono. Ma per più che altro, notavamo con Manuela Perrone durante la pausa pubblicitaria, bisogna ricordare che però ci sono delle riforme strutturali che sono richieste, cioè quando si dice la costruzione del recovery plan, dentro c'è una richiesta anche di riforme strutturali. Sì, la riforma del fisco. No, esatto, io ti dico però che secondo me arriverà, c'è la giustizia, la riforma del fisco, la riforma della pubblica amministrazione, qualche cosa si farà, però io credo che arriveremo veramente alla situazione che Draghi riuscirà a gestire, a far avere innanzitutto i soldi, che è già un risultato, perché non è detto che ce li avrebbero dati, a farci avere i soldi e a gestirli poi e ripartirli bene. Dopodiché io non credo che arriveremo alle riforme strutturali, perché l'avete detto tutti fondamentalmente, perché alla fine non glielo faranno fare, tutti voteranno per eleggerlo Presidente della Repubblica, perché avrà la stessa maggioranza compatta e solida che ha adesso come Premier, quando si tratterà di essere eletto Presidente, perché nessuno fa comodo che ci sia un riformatore assoluto. Comunque nessun partito piace avere le mani legate. Comunque quindi è una situazione che arriverà ai margini delle riforme strutturali e non le farà. Però i soldi ci saranno e spetteranno agli altri. Lui uscirà a testa altissima, ovviamente, perché avremo comunque guadagnato un credito enorme nei confronti dell'Europa e del resto del mondo. Allora, noto una grande convergenza Specchia-Fassina in questo momento, sì, però abbiamo detto grandissima, inedita convergenza Specchia-Fassina. Sì, sì, però torno dall'onorevole Trizzino, perché volevo chiedere a lei, comunque, abbiamo parlato tanto di Conte, del ruolo che avrà nel Movimento 5 Stelle, le chiedo, e Di Maio, perché Di Maio ha detto bene che ci sia anche Conte in un comunicato di qualche giorno fa. Secondo lei il Movimento 5 Stelle regge una diarchia o Di Maio sarà fuori dai ruoli di capo politico? Come la vede lei? Ma certo, il Movimento 5 Stelle crescerà da questa esperienza. Non esistono prove di forza tra leader. Il Movimento nei prossimi giorni si strutturerà in modo definitivo, aperto,
verso un consenso ancora più ampio che esiste. Io sono convinto che il Movimento 5 Stelle da questa esperienza ne uscirà ancora più forte e nelle prossime elezioni amministrative lo dimostreremo con un'alleanza che forse, ecco, nell'incontro che c'è stata qualche sera fa è stato un po' sottovalutato, ma che invece è prodromico di un grande progetto che con Italia, che con l'EU e con il Partito Democratico si porterà avanti nei prossimi mesi. Ma quindi lei dice alla leadership, nella leadership ci saranno sia Conte che Di Maio? In questo... Questa è una questione che verrà affrontata con le prossime tappe. Intanto approveremo lo statuto, dopodiché si passerà alle fasi successive, ma comunque la presenza di Giuseppe Conte da questo momento è una realtà, ecco, un accompagnamento reale, una presenza di cui c'è bisogno. Senta, il gruppo parlamentare del Senato si spaccherà? Saranno 30 effettivamente quelli, i senatori che non voteranno la fiducia a Draghi? No, non si spaccherà nulla. Noi dentro il Movimento 5 Stelle siamo guidati sempre dal senso di responsabilità. È chiaro che qualcuno magari ha qualche idea differente, qualche posizione un po' più critica, però al momento del voto, quando ci sarà, ecco, questo appello che tra l'altro ieri sera il Presidente Conte ha fatto in modo inequivocabile, chiaro, preciso, il Movimento 5 Stelle risponderà con la sua compattezza. Compresi Barbara Lezzi, Di Battista non è in Parlamento, ma insomma... No, Di Battista non è in Parlamento, ma ecco, questo io sono convinto che la risposta sarà univoca e compatta. Manuela, Di Maio sarà nel governo? Se entreranno le, diciamo, chiamiamole le seconde linee, nel senso non i leader, certo, non i leader ma un nomi non forti. I leader formali ma nomi forti, sì. Anche perché, a parte Luigi Di Maio, forse l'altro candidato del movimento può essere Stefano Patuanelli, anche per il suo ruolo in questa alleanza. Ha lavorato molto bene con il Partito Democratico, è un contiano di ferro e potrebbe anche politicamente essere organico a questo asse. Però sarebbe un modo, Di Maio uscirebbe dal, diciamo, dal questo comitato o no? Io non credo. No, comunque no. Resta tra il Io credo gruppo... che resterà nel gruppo direttivo, sì, a maggior ragione se è un gruppo direttivo collegiale. Non azzardo il pronostico di quando tutte queste cose avverranno, nel senso se, ma insomma, Stefano Feltri in settimana lo vedremo nascere questo governo, no? Si diceva giovedì, venerdì. Sì. Sicuramente sapremo almeno la natura di questo governo entro la fine della settimana, poi non scommettere necessariamente sul giuramento, ma finora Draghi ha tenuto tutto coperto proprio su questo punto cruciale, cioè se stiamo parlando di un governo con dei tecnici, con dei politici dentro e quanti e con quale maggioranza. Queste informazioni di massima le avremo sicuramente entro la settimana. Entro la settimana averlo. Allora noi ci fermiamo ricordando che intanto, appunto, a questo punto sarà quasi arrivato a Roma Draghi, quindi con tante ore di anticipo rispetto all'inizio delle consultazioni che è previsto per le 15. Ricordo anche che con uno speciale di Enrico Mentana seguiremo anche oggi a partire dalle 17, dopo che anche tutti gli altri programmi della rete naturalmente daranno gli aggiornamenti, gli sviluppi della crisi e le consultazioni. Restate sulla 7, buona giornata a tutti e grazie ai nostri ospiti e a voi che ci avete seguito.